そうですね、幸せのパンという映画は私の中で非常にイリュージョンで、ポエティックな映画にしようと思った作品です。なので、魂の、救済といいますか、魂が浄化されるその世界で、あの映画を作りたいという思いがありまして、それが洞爺湖、北海道の洞爺湖という場所でした。まずそうです。Allora, per quello che riguarda Shawa Senopan, e nella mia, in quello che era il mio motivo, la mia motivazione più grande voleva essere la motivazione di creare qualcosa che fosse di illusorio e di poetico allo stesso tempo, un modo per salvare, purificare l'anima. E quindi da questo punto di vista mi era sembrato che la zona del lago di Toyo, appunto, a Hokkaido, potesse essere rappresentativa da questo punto di vista. この運命的な出会いがいくつも重なったあの制作過程だったんですけれども、まず3つの場所で3つの島で撮ろうというふうなことは決めていたんですね。でその時にある1人のフードスタイリストさんの、スタッフからですね、自分の別荘で撮らないかというふうに、電話がかかってきました。で実はその、別荘の場所が洞爺湖だったんです。で私はその脚本を書いている最中で、洞爺湖というキーワードをいただいて、魂の救済であるとか魂の浄化っていう言葉を思い出して、まさにこの映画にこそこの洞爺湖という場所が必要だったんではないかと思い、その運命の扉を開けていったっていう感じです。すみません、フードスタイリスト、おせち料理とか出てきた全ての食べ物を演出してくださってる方です。でこの方は、そこに別荘を持たれて、で彼から電話が来ました。そうですね、伊丹十三作品のフードスタイリストをやっていた方です。あ、はい、すみません。で伊丹十三監督という方が、伊丹十三監督という方がいる。はい、タンポポのタンポポ、せタンポポっていう映画の監督の、はい、スタッフでもある。ありました。彼女です。女性です。女性ですか。この女性の方、はい、dunque, per quello invece che riguarda Voice, posso dire che praticamente all'interno della produzione ci sono stati tutta una serie di incontri che potrei definire incontri del destino. Perché inizialmente, quando io stavo realizzando la sceneggiatura, avevo inserito tre isole, però mi è arrivata poi da parte di quella che era la food stylist della produzione, praticamente quella dove poi si vede all'interno del film che ci sono i piatti giapponesi della Seichi. E ecco, da parte sua era arrivata una telefonata. Tra l'altro lei stessa era stata anche nello staff del film Tampopo di Itami Juzo. E lei appunto, neanche a farla apposta, dice: perché non venite nella mia villa a fare le riprese? E la sua villa si trovava proprio a Toya, al lago di Toya. E quindi io stavo appunto realizzando la sceneggiatura e mi sono ricordato dell'aspetto del lago, di avere questo elemento di catarsi dell'anima, di salvazione dell'anima. E quindi ho pensato come probabilmente Toya sarebbe stata necessaria anche all'interno di questa storia, e quindi si è aperta un'altra porta del destino. そうですね、一人一人の人間は傷を抱えている人間を描いているわけなんですけど、その人たちは皆さん孤独だと自分が認識しているんです。でその孤独ということをビジュアル、映像化するために、どういう状況を見せたらいいのかと考えた時に、海に囲まれている島、孤島である、孤立した島っていうんですね、孤島であるっていうことが重要なのかなとまず思いました。でこの孤島が、海を通して誰かとつながることがあるのか、つながることができるのかっていうことを、映像で見せられるかなと思って、島と島があって、海があって、そこに船が、行って、誰かとつながっていくというようなことを視覚化できるというふうに思いました。
でまたその島に住んでいる人間の声というものは実際に遠く離れた島には聞こえるはずがないですよね。ですけれどももしかしたら共鳴した者同士だったら聞こえる可能性があるのではないか、聞こえると信じたいという思いから、島、3つの島という設定をしました。Io sono dell'idea che tutti gli esseri umani, poi soprattutto coloro che in qualche modo hanno subito una ferita, che sono quelli di cui parlo in questo film, si sentano comunque, abbiano una forte percezione di solitudine. Questa almeno è la mia percezione. E allora ho pensato, nel momento in cui volevo creare una trasposizione visiva di tutto questo, cosa appunto avrei potuto fare. Ed è per questo che ho utilizzato queste location che erano circondate dal mare. Erano, diciamo, delle isole del tutto sole, delle isole non raggiungibili, delle isole sono separate dal resto della terraferma. E in questo caso allora pensavo se il mare sarebbe potuto diventare un trade union fra queste isole, quindi c'era un'isola remota, un'altra isola remota e il mare in mezzo. E cosa può collegare queste isole? Una barca, una nave. E quindi ho pensato che questo sarebbe potuto diventare il modo per rendere visivamente quello che io appunto avevo dentro di me emotivamente. E poi c'è anche un'altra caratteristica, ovviamente le voci di chi si trova in ciascuna di queste isole sono delle voci lontane e queste voci ovviamente fra un'isola e l'altra non possono essere ascoltate, ma forse queste persone hanno degli animi che risuonano e fanno sì che in qualche modo le voci possano risuonare, possano essere sentite anche se si trovano a distanza. Almeno questo è ciò che io voglio credere e questa è la ragione per la quale ho scelto queste tre location. Ah, e dice tra l'altro anche lei si chiama Mishima, tre isole. No, dice uno scherzo. Dice avrebbe voluto che tu iniziassi dicendo perché lei tra l'altro si chiama Mishima, tre isole. Dice mi dispiace, non ho questo senso di umorismo per fare la battuta io stessa. Dice certamente, dice no. Lui scherza, dice sì, lei dice no assolutamente, non c'entra il fatto del cognome. Grazie. なぜモノクロにしたかっていうことですけれども、私自身がその6歳で、性暴力を受けた時に、世界がモノクロになってしまったっていう経験があったんですよね。で自分自身が映画を撮ろうって決めた瞬間に本当に世界にフォーカスがあって、世界が色づいたっていう経験がありました。なので、今回描いた大阪に、自分の元恋人が亡くなった、コロナで亡くなった、そのお葬式のために帰ってきた時の気持ちをみんなで考えたんですね。スタッフと一緒に考えた時にやはりまだその大阪っていうのは、モノクロの世界なのではないかと。じゃあ彼女の世界をモノクロで描こうということで、モノクロにまずしました。すみません、のためにその三島さんご自身そのこういうその彼氏がこれですよ、ジームがですよね、これはその話ですよね。違います、そうです、まず私が、6歳の時に世界がモノクロになって映画を作ろうと思った瞬間に色つきましたっていうのが私の話です。でやっぱりその、こういう、そのコロナでその亡くなられたのがですね、その主人公物語の中で玲子さんっていう人がどうなんだろうとみんなでまず考えました。で玲子さんっていう人は、元彼氏がコロナで亡くなったっていう設定で帰った時に、じゃあ玲子さんにはこの大阪は一体どう見えているのかということをみんなで話し合いました。Innanzitutto io stessa sono stata vittima di violenza sessuale all'età di 6 anni e dopo quella esperienza per me il mondo è diventato in bianco e nero, è diventato monocromatico. E poi ciò che in realtà ha ricominciato a portare il colore nella mia vita è stato proprio il cinema, l'esperienza cinematografica e il mondo del cinema. E
appunto. Poi diciamo all'interno di quello che era la storia di Reiko, che che ritornava a Osaka per il la morte e quindi il funerale dell'ex fidanzato, dell'ex compagno, che muore a causa del coronavirus, ci siamo un po' concentrati con lo staff per decidere, mentre parlavamo, quale potesse essere un po' la ragione per la quale lei ritornava a Osaka. E deciso questo, abbiamo capito che quella sarebbe stata l'esperienza che le avrebbe dato una vita monocromatica, cioè il fatto pure lei stessa di entrare a Osaka, però ecco, partendo da quella che era stata quel tipo di storia, e quindi quello già cominciava a diventare un elemento monocromatico per la sua vita. これが今お話ししたのがパーソナルな理由です。で、もう一つその映画の演出方法としての理由がまあ2つあります。で、一つはあの彼女がまだ過去の中に生きているということを表現するときに、その過去に生きているという表現に一つモノクロというものがなるんです。でもう一つ二つ目が、今二つ目の質問でおっしゃってくださったことなんですけれども、色というものが非常に重要な章である、ピンク色の金魚草であるとか赤いワンピースを着た女であるとか、実は色がとても重要なあの章であるんですけれども、逆にその色を想像してもらうことで、その色について考える時間をあの持っていただくという狙いを込めて、わざとモノクロにして、そこに集中していただくということに、なりました。E questa che ho detto finora è la ragione personale. Dopodiché c'è anche una ragione registica, c'è una scelta registica davanti a questo, o per essere più precisi ce ne sono due. La prima è che comunque Reiko vive nel passato, e secondo me un modo adatto per esprimere il fatto di vivere ancora nel passato è proprio il fatto di esprimerlo in monocromatico. La seconda invece si rifà anche a ciò che hai accennato tu, cioè la sottrazione l'idea del colore. In questo caso il colore è un'espressione molto importante, sia per quello che riguarda appunto l'aspetto dei fiori, sia per quanto riguarda il vestitino rosso. Da questo punto di vista, proprio perché è molto importante, io ho voluto che lo spettatore si creasse il tempo per meditare nei confronti di quello che può essere l'immaginare, cioè che potesse meditare e immaginare quello che per lui sarebbe stato quel colore. Quindi da questo punto di vista per me era un modo per far sì che lo spettatore si potesse concentrare su questi due aspetti, immaginare e pensare appunto, e quindi dare anche il tempo perché questo potesse essere possibile. あとはあのイタリア映画でモノクロ映画で好きな映画がたくさんあったので、私たちスタッフみんな一回モノクロ撮りたかったっていう理由もあります。E poi va detto che anche a me piacciono tantissimi film italiani che sono in bianco e nero, ne abbiamo visti tantissimi anche con tutto quanto lo staff del film, e allora una volta volevamo girare un film o una parte che fosse appunto in bianco e nero. Grazie. Quella è la ragione segreta, i mitsuno. Ah, sorry, ma sai cosa sono i mitsuno ryu desu ne? Hanno quei italiano, hanno enga de sono kuro monokuro no, hanno quei ironna italian enga o mite, hanno sore de ko chotto, hanno monokuro de sono satsuei shita katta tiu no desu ne? Hanno himitsuno ryu nan desu ne? Tiu jōdan desu kedo. Sì, 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 certo, certo. その影響を受けたというようなことはあまりなかったと思います。あのもちろんこういう形は何て言うんだっけ、いつ上品コムリバスケース。じゃあ今日は面白いもあるけど、はい、ちょっとそれを言います、ね、はい、まあ、もちろんそのジャムシュだったりロメールだったり そのオムニバス形式の映画は好きなんですけれども、ミニバス形式、はい、オムニバス形式っていうのは好きなんですけれども、それをあの最初から目指したわけではありません。
No, ma su, già, su. Oh, dunque, non ho avuto, diciamo, influenze dirette né da Koreeda né da Hamaguchi. E poi, scherzava, quando ha fatto questo segno, il signore ha utilizzato un termine del sumo e dice no, sta scherzando, il sumo non c'entra niente. E da lì lei dice no, appunto, per riprendere l'argomento di prima, il format, diciamo, omnibus è qualcosa che io gradisco, però in questo caso non è che avessi avuto un'influenza diretta per la realizzazione di questo film. Hai. 自分自身がその6歳の時にその性暴力にあったっていうことを、まあ、いつか、テーマにした、映画を作ろうと思っていて、やっとその、2021年に、その事件から47年経った時に、そろそろ作れるかもしれないと思って、考え始めたわけなんですけれども、 その時に、私自身はこの性暴力を通して何を見つめたいかということを探っていたんですね。で、その探った先に見えてきたのが、心の傷と罪の意識という、テーマでした。で、その罪の意識という心の傷というテーマを見ていく中で、その傷つけられたものだけの視点ではなくて、傷つけられた人で傷つけられた人の家族だったり、こう近しい人の、目線で、もう一つは、日常の中にある傷つける側の視点、この3つの視点から、その罪の意識と、心の傷っていうのを見ていったら、何か朧げながらでもそれが見えてくるのではないかということで、3つの視点で描きたいと思いました。 Sono stata io stessa vittima di una violenza sessuale, quindi ho pensato che un giorno avrei voluto fare appunto una trasposizione cinematografica. Siamo arrivati poi però in realtà all'anno 2021, cioè 47 anni dopo tale violenza sessuale, finalmente sono riuscita a realizzare questo tipo di film. Però nel momento in cui si è venuto a creare la possibilità di realizzarlo, ho pensato che cos'è che io voglio osservare, cosa voglio osservare di quella che è stata la mia esperienza. E allora ho cominciato a fare un tipo di ricerca e ho capito che da questo tipo di ricerca quello che usciva era che quello che io avevo osservato era una ferita emotiva e un senso di peccato. E questi due elementi, diciamo, fanno sì che dovevano essere, secondo me, narrati non solo dal punto di vista di chi era stato, di chi aveva subito la ferita emotiva e da chi viveva questo senso di peccato, ma anche da parte di coloro che sono nelle vicinanze, che si trovano nel circondario di queste persone, e unire anche il punto di vista di coloro che avevano arrecato quel tipo di ferite, quel tipo di senso. E quindi, ecco, questa è stata un po' la ragione per la quale c'è questo numero, varie idee, di prendere vari punti di vista e poi appunto realizzarli in un singolo film. Grazie. Allora, innanzitutto è corretta, è assolutamente corretta la tua interpretazione, e posso però anche dire una cosa: ho realizzato questo film cercando di fare in modo che potessero essere appunto percepite vari tipi di interpretazione, comunque questa che appunto tu personalmente percepito la ritengo molto importante, di questo ti ringrazio. 第三章に関しては彼女が何が彼女を救ったかという意味で言うと、自分自身という人間でもあれば、トト・モレッティという人間でもあり、その第三章だけが、最後彼女自身の過去を弔っていく作業に、人が寄り添っているんですよね。なので、広い意味では肖像が正しいと思いますけど、肖像画の奥に人間というものが、あるというふうに自分は認識して撮っていました。
E invece per quello che riguarda appunto l'elemento, sì, nel primo e nel secondo appunto viene senza dubbio utilizzato il mare. Nel terzo, diciamo, la ragione per la quale viene utilizzato il ritratto, quindi il volto, è perché comunque all'interno del terzo capitolo io volevo creare, diciamo, fare in modo che lei potesse in qualche modo essere salvata, in qualche modo lei potesse salvarsi. E allora alla fine che cos'è che salva, che la salva, che salva Reiko? È se stessa, ma anche praticamente Totò Moretti, il ragazzo che sta insieme a lei. Questo perché lei in quella occasione, insieme in qualche modo a un modo per rimbangare il suo passato, si ritrova nel momento in cui vede il suo volto, il suo ritratto, capisce che cos'è che alla fine c'è in fondo al ritratto. C'è una persona, e in questo caso quella persona era lei, e questo era proprio il tipo di accezione che volevo dare. 彼の言っているのは海の中に浮かぶ船というふうな捉え方もありますよね。E poi probabilmente anche per come dici tu c'è l'idea di prendere in considerazione le navi, perché anche quelle appunto fanno sì che si muovono lungo il mare e appunto mettono in contatto le persone, giusto? Di chiedere sì. おっしゃる通りなんですけどね、おっしゃる通りなんです。ちっちゃくなっておりまして、それをどう考察するかということですか、日本の状況を。まずそれはもちろん第一に世界中一緒ですけど、配信っていうコンテンツがやっぱり強くなってきてるっていうことと、第二にそういう、分かりにくい文化とか表現が受け入れにくくなってきたようなその風があるような気はしますよね。それは逆に聞きたいんですけど、イタリアでもそういう状況なのか、ヨーロッパにおいてもそうなのか、日本においてはなんとなくその、分かる分からないって言われる議論が我々ものを作る時にすごくよくされるんですけど、分かりやすいその表現っていうものがやっぱ売れてくる、分かりにくいものがだんだん淘汰されてくるようなその状況はその悲観するほどではないんですけど顕著にあるような気はします。 E senza dubbio come dici tu, cioè questa è la situazione attuale, quindi c'è questa riduzione del mercato indipendente, anche perché una delle grandi ragioni è che ovviamente adesso ci sono molti contenuti streaming, e poi l'altro elemento può essere quello del fatto che c'è sempre meno voglia di accettare contenuti culturali che possano essere di difficile comprensione. Anzi, vi faccio io questa domanda: com'è la situazione in Italia? Com'è la situazione in Europa? In Giappone spesso quando dobbiamo realizzare un film dobbiamo confrontarci sul dire ma questo si capisce, questo forse si capisce di meno, questo è più intelligibile, questo è meno intelligibile, perché alla fine si cerca di utilizzare delle forme espressive intelligibili, comprensibili, perché quelle meno intelligibili, meno comprensibili vengono un po' sempre più eliminate. Quindi ecco, questa è un po' la situazione, e che senza dubbio si rispecchia in quella che è la situazione attuale. L'Italia e l'Europa. Diciamo che il cinema italiano comunque è molto finanziato dallo Stato, no? Quindi si tende a seguire delle formule, e nel momento in cui si opera al di là di queste formule, ecco, non sempre, diciamo, queste proposte vengono accettate, no? Quindi c'è il rischio che soprattutto dal punto di vista dei generi popolari ci sia una maggiore omologazione, proprio perché comunque c'è un grande investimento dello Stato. イタリアはとくにあのコニカラの援助金であのいろんなその映画が作られているというあの現状なので、やはりその国がやっぱりいろんな条件を決めてしまいますので、例えばそのジャールが、このようなジャールじゃないといけないだとか、だからそうするとですね、そのジャールがみんな同じような、ものになりますし、そのストーリーが、語られるストーリーがみんなあの結構ですね、その似てくるようなあのそういった、こういうその状況に陥っているようなその現状にもなっているので、だからこれからちょっとどうなっていくか。さっきの話で戻っていいですか？はい、もちろんです、はい。私の印象はやっぱりコロナであの劇場の経営がとても大変になったっていうことが大きかったと思うんですけども、私の印象は、彼が語ったように、分かりやすいものをあのメジャー映画が目指した結果、あの本当に作りたいものを作りたい人がインディペンデント映画を作る機会が増えていると思うんですよね。だからインディペンデント映画は増えているんですけれども、それをかけてくれる、
劇場が減っていっているという印象がすごくあります。E diciamo che per quella che la mia percezione, senza dubbio, a causa del corona, del coronavirus, è diventato sempre più difficile fare amministrazione di vari teatri, di vari appunto cinema e così via. E detto questo, però, come accennava prima il produttore, il fatto di dire per riuscire a creare un film major, un film quindi di maggiore portata, avere contenuti intelligibili, quello poi diciamo dipende, perché comunque al giorno d'oggi troviamo in una situazione in cui se si vogliono realizzare determinati temi, si può comunque senza dubbio creare dei film indipendenti e da questo punto di vista la possibilità, gli spunti per riuscire a creare film indipendenti sono sempre molti maggiori. Detto questo però appunto c'è un numero minore di cinema che li possono proporre, quindi ecco si sta creando un po' questo squilibrio. 多分私もその一人だと思うんですけれども、9本そのメジャー映画を撮ってきて、今まではそんなに分かりやすいものを目指さなくてもよかったんですけれども、 すごく今は分かりやすいものを目指すっていうことになっているので、やっぱり今回のパーソナルなテーマを向き合うときに、インディペンデント映画の方が表現しやすかったっていうのは、正直なところ大きいと思います。E io stessa finora ho realizzato 9 film che erano appunto dei film che possono essere definiti major. E anche se appunto non fossero sempre di tutti quanti, come dire, al 100% intelligibili, ma comunque avevano determinate argomentazioni. Poi nel momento in cui però ho voluto realizzare, qualcosa che fosse più personale, qualcosa in cui io potessi di più interfacciarmi con quella che era la mia volontà personale, allora per utilizzare questo tipo di espressione ho deciso che appunto l'indipendente era la forma espressiva migliore per dare vita appunto all'opera che volevo realizzare. Grazie. Se posso dire solo un augurio, noi che siamo qui al Farist, che porta questa espressione indipendente, ecco, facciamo l'augurio che possano esserci sempre in Giappone e che malgrado le difficoltà, appunto come ha detto la regista, si trova sempre il modo, ecco, noi auguriamo che possano davvero sempre trovare il modo, in modo che possiamo averli anche qui al cinema Udine. あの、最後にはですね、やはりこれからも日本で、あの、その、インディー映画が、その、成功、あの、し続けるように、あの、記念しております。またですね、あの、たくさんのインディー映画を作っていただいて、またここ、あの、ウーディネ映画祭に、あの、お越しいただければと思っております。 ありがとうございます。我々頑張って映画を作ります。E noi da parte nostra faremo del nostro meglio per realizzare altri film. Grazie.